cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Top Gun 2 si farà, lo dichiara Tom Cruise in persona durante un'intervista rilasciata ad una TV australiana. L'attore ha spiegato che le riprese dovrebbero iniziare l'anno prossimo. Grazie a Top Gun, Tom Cruise nei panni del pilota Pete Maverick Mitchell divenne una star internazionale. Rimaniamo in tema di nuovi progetti, ma cambiamo genere con Anne Hathaway, che girerà una commedia romantica. Il progetto è ancora senza titolo, ma sappiamo che racconterà la difficoltà di stabilire una relazione duratura in un mondo sempre più frammentato. In particolare, il film esplorerà il lato comico degli incontri online, un sistema sempre più usato dai single per fare nuove conoscenze. Mentre Sam Mendes passa dai film di James Bond alla rilettura del Pinocchio di casa Disney, produzione del 1940, considerata uno dei film d'animazione più raffinati della storia del cinema. A quanto pare la creatura di Collodi sta esercitando grande fascino in questo periodo, visto che già sapevamo di un progetto di Robert Downey Jr., sceneggiato da Paul Thomas Anderson, e di una versione firmata da Matteo Garrone. A proposito di registi, c'è da segnalare un cambio in corsa per due film dell'universo dei supereroi firmato DC Comics. Justice League passa dalle mani di Zack Snyder a quelle di Joss Whedon per motivi di famiglia, mentre Justice League Dark perde la regia di Doug Liman, ma ancora non sappiamo chi prenderà il suo posto dietro la macchina da presa. Passiamo dal grande al piccolo schermo con Hugh Grant, che sarà il protagonista di A Very English Scandal, miniserie in 3 episodi diretta da Stephen Frears per la BBC. Le vicende si basano sulla storia vera del primo politico britannico che affrontò un processo per concorso in omicidio. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!